Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video sulla tecnica del ricamo ad Hardanger. Dopo avervi mostrato come creare i gruppi di punto piatto che delineano il contorno del nostro motivo e dopo il taglio e la rimozione delle trame in eccesso, oggi vi mostro come poter decorare le barrette che sono appunto alla base della decorazione del punto Hardanger. Le barrette si possono decorare in tre modi diversi, ovvero con il punto rammendo, con il punto cordoncino oppure con il punto rammendo e i pippiolini. Oggi vi mostrerò la tecnica base, ovvero quella con il punto rammendo. Quindi andiamo sul retro del nostro tessuto, andiamo a fissare il filato con il nostro ago e usciamo in questo punto. Quindi usciamo sempre nella parte destra del nostro lavoro e lavoreremo poi in senso orario tutte le altre barrette. Quindi per iniziare il lavoro del punto rammendo, cosa facciamo? Con l'ago e il filato andiamo ad inserirci tra le due barrette. Come potete vedere ci sono quattro trame, 1, 2, 3, 4. Noi ci andiamo ad inserire tra la seconda e la terza in questo modo. E sfiliamo. Ora di nuovo andiamo ad inserirci sempre tra la seconda e la terza e puntiamo l'ago verso la nostra destra. E alterniamo destra e sinistra, avvolgendo man mano le nostre trame. Cerchiamo di tirare il filato sempre con la stessa tensione e man mano che effettuiamo i punti rammendo cerchiamo comunque di portare il lavoro sulla base delle nostre trame. Dobbiamo creare una sorta di otto con il nostro ago fino a ricoprire l'intera altezza delle trame. Lavorata l'intera altezza delle nostre trame a punto rammendo, andiamo ad inserire di nuovo nella parte centrale, quindi tra la seconda e la terza colonnina, il nostro ago e il nostro filato, e andiamo sul retro del lavoro a fissare il filato. Quindi, come potete vedere, andiamo sul retro del lavoro, ci inseriamo con l'ago e il filato sotto i punti rammendo appena realizzati, sfiliamo. Andiamo a tagliare il filato in eccesso. Quindi, come potete vedere, in modo molto semplice abbiamo creato una colonnina a punto rammendo con le trame vuote che avevamo. Chiaramente, se scegliamo questa tipologia, di lavorazione sulle colonnine, dobbiamo poi effettuarla anche sulle altre parti del nostro motivo ad Hardanger. Però, siccome io voglio mostrarvi anche come farla, come fare questa lavorazione con il punto cordoncino e con il punto rammendo e i pippiolini, li lascerò liberi e ve li mostrerò nei prossimi video. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial.